Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario? Ciao a tutte ragazze, allora oggi video molto molto speciale in collaborazione con Neve Cosmetics per il progetto Neve Personality. Il progetto Neve Personality è un progetto nel quale appunto consiste nella realizzazione di un trucco con i prodotti Neve Cosmetics e Neve Cosmetics poi fa a nome della youtuber che l'ha realizzato una donazione ad una ONLUS per la salvaguardia degli animali scelta dalla stessa ragazza. Vale fare questa donazione di una somma di denaro anche piuttosto alta per la tutela degli animali per le cure di cui hanno bisogno i nostri amici a quattro zampe. Sono stata molto contenta di partecipare a questo progetto, prima di tutto perché amo Neve Cosmetics, è un brand con il quale non soltanto collaboro, ma acquisto anche i loro prodotti quando mi terminano, perché mi piacciono tanto. Voi sapete, il mio fondotinta quasi preferito è il Flat Perfection, appunto di Neve Cosmetics. Mi piace il fatto che anche se gli ingredienti dei prodotti sono naturali, si possono comunque realizzare dei trucchi molto strong. Infatti proprio per questo ho fatto un trucco di questo tipo che faccio spesso, sia lo smokey eye molto molto intenso con le labbra nude, contouring, poi vedete tutto nel video. Niente, spero tanto che questo progetto possa piacervi e insomma che possa farvi piacere che ho voluto partecipare a questo progetto per i nostri amici animali. Niente, vi mando un bacio e vi lascio alla realizzazione. Allora, come prima cosa vado ad applicare il correttore nascondino nella colorazione 01 Light sulle varie imperfezioni. Appunto, lo applico sui brufoletti. Sulle occhiaie vado ad utilizzare invece il nascondino Double Precision Concealer nella colorazione, vediamo un po' se riesco a trovarla, Light, e appunto vado a correggere le mie occhiaie. Mi avete chiesto un parere su questo correttore, devo dire che mi piace molto, copre bene, è facile da applicare, è piuttosto cremoso e questa colorazione ha la tonalità perfetta per correggere le mie occhiaie, anche se in seguito vado ad illuminarlo maggiormente con il pennello Orange Concealer, che è questo. Vado a stendere il correttore. Vado ad applicare la tonalità più chiara, ossia Fair. Vado ad applicare la Fair giusto per schiarire ulteriormente questa zona, giusto un pochino. Dopo aver corretto appunto le occhiaie e sempre con lo stesso pennello vado ad applicare anche la tonalità Fair. A questo punto vado a prendere il fondotinta Flat Perfection, questo è il mio preferito, voi lo sapete da tanti anni, ne ho consumati tanti. Questo è nella tonalità Medium Warm. Allora, è questo qui, vedete che non mi piace per niente, come potete notare, e utilizzo il pennello Purple Flat, che è questo, come vedete. E preferisco sempre prima correggere le imperfezioni del viso e poi andare ad applicare il fondotinta, perché in questo modo non devo esagerare con le quantità e riesco comunque a coprire bene le imperfezioni. Quindi, come vedete, lo applico ovunque tranne che sulle occhiaie, perché sulle occhiaie andrò ad applicare un'altra cipria. Vado a fissare il correttore con la cipria Cannes, che è questa, e questo pennello qui. Appunto, troverete tutta la lista ovviamente nel box informazioni. Io preferisco appunto utilizzare questa cipria per fissare
il correttore perché è molto più sottile rispetto al Flat Perfection che invece è più corposo. Sugli occhi applico la rugiada per make-up, che è questa. Vado ad applicarla sull'occhio per far aderire meglio gli ombretti. Vado a prendere la palette Blushissimi, questo color cioccolato. Sì, lo so che è molto sporca, però la utilizzo tanto. Applico questo colore nella piega. Poi prendo la palette Elegantissimi e vado a prendere questo marrone molto molto scuro. Prendo questo marrone molto molto scuro qui. Applico questo colore più scuro proprio nella piega dell'occhio e poi vado a sfumarlo. Lo sfumo, aggiungo mano a mano per raggiungere l'intensità desiderata, quindi aggiungo ancora un po' di marrone. Sempre col pennello da sfumatura, anche dall'altro lato. Sempre dalla palette Elegantissimi vado a prendere il nero, questo qui. Utilizzo il pennello Azure Shadow e qui dobbiamo stare molto attenti quando applichiamo il nero sulla palpebra. Come sappiamo, il nero è un colore molto cattivo. Allora, vado a portare un po' di nero sotto le ciglia inferiori. Non sporco di nuovo il pennello, ma utilizzo praticamente il pennello sporco dal colore che avevamo utilizzato prima. Vado a prendere questo colore chiaro illuminante della palette Elegantissimi proprio col mio dito. Vado a portarlo all'inizio dell'occhio. In questo modo. E poi vado a ripassare con il nero. Matita nera all'interno dell'occhio. Utilizzo ovviamente la matita pastello. La applico anche leggermente all'attaccatura. Prendo questo color carne dalla palette Elegantissimi. Applico questo colore sotto l'arcata sopraccigliare. Mascara occhioni. Utilizzo il lato Black Brown della Manga Brows. Vado prima di tutto a pettinare le sopracciglia. Vado a definirle leggermente. Vado a prendere la palette Blushissimi e sempre questo color cioccolato che andrò ad utilizzare questa volta con il cioccolato. Poi andremo a riscaldare l'incarnato. Andiamo a riscaldare l'incarnato. Applico questo blush molto bello che è il California. Lo sfumo con un pennellone grande perché è super pigmentato. Sulle labbra matita pastello, questa è la Nude Conchiglia. Applico il rossetto Almond Cookie. In realtà la matita l'ho applicata solo per non far sbavare il rossetto. Quindi ragazze, questo era il make-up finale, spero tanto che vi sia piaciuto, vi mando un bacione e alla prossima!